la mobilità sostenibile può poi impattare su quella che è anche un po' la situazione marchigiana. Quello che lei insomma ha portato qui oggi, nel studio che ha portato qui oggi. Allora, sono il commerciale di un'azienda di software, quindi l'approccio del software, quindi l'applicazione delle nuove tecnologie alla mobilità parte principalmente dallo studio dei comportamenti dell'utente, quindi del cittadino. Il cittadino ha oggi tante esigenze di mobilità durante la sua giornata e durante la sua vita, quindi ha comunque esigenza di spostarsi sempre da un punto A a un punto B. Deve prima cosa cercare le informazioni di come spostarsi, e una volta cercate le informazioni deve capire dove andare a prendere un mezzo di trasporto pubblico, ad esempio una bicicletta pedalata assistita, e poi deve accedere al servizio stesso. Questo, quindi noi abbiamo pensato questo processo che è molto veloce nelle nostre teste, nello sviluppo di un'applicazione MyCicero che permette all'utente comunque di conoscere dove sono i luoghi di accesso alla mobilità, come accede alla mobilità, quindi un orario del trasporto pubblico locale, quando passa l'autobus, per intenderci, e soprattutto come può pagare quella mobilità, quel servizio. Ci rendiamo conto che tutti noi, ci siamo resi conto che tutti noi oggi abbiamo uno smartphone nelle nostre mani, e attraverso quello pensiamo che sia ottimo accedere alla mobilità, quindi attraverso un'applicazione veloce, innovativa, smart, che permette quindi anche di pagare i servizi stessi.